Ciao ragazzi, eccoci qui, bentornati alla partita del campionato Element. Siamo alla terza partita e giochiamo contro Xvregolsol. Dura da leggere, però è così. Allora, io gioco prete, pala e druido, lui pala, druido e hunter. Quindi cominciamo con il nostro prete, Dragon Priest, che dovrebbe essere messo piuttosto bene contro il suo Hunter e anche contro il suo Pala, presupponendo che sia un Pala Secret, ma vedremo, non lo sappiamo con sicurezza chiaramente. Dopo le prime due sconfitte oggi spero proprio di riuscire a vincere, anche perché sennò mi viene proprio la tristezza, quindi speriamo bene. La partenza non è delle migliori, teniamo Twilight Guardian, che è comunque una carta che vogliamo vedere, e sperando di trovare ovviamente un altro drago che per il momento non troviamo. Anche lui come me ha deciso di non usare un dorso del mazzo, è una scelta che condivido. Non so perché. Non mi piace cambiare. È un mazzo, è un dorso che mi porta fortuna questo. Abbastanza. Non molta, ma abbastanza. Allora, possiamo giocare lui. E di turno 3 possiamo fare moneta per il secondo drago. E di turno 4 il terzo drago, se ci entra poi il secondo drago. Cioè, vabbè, avete capito che cosa intendevo. Allora, io qua picchierei qua. Avenge andasse qua sarebbe molto bello. Non ci va. E allora, giochiamo così. Fosse andato qua l'Avenge, non avrei usato la moneta, avrei potuto distruggerlo. Me lo usa così, va bene, più o meno uguale. E diciamo che rimango un pelo indietro. Però ci può stare. Gioco questo. Non ho in questo momento un drago per giocare il Twilight Guardian. È un peccato. Vediamo se lui adesso mi traderà, probabilmente sì. Dobbiamo stare attenti perché il prossimo turno è turno 6 e potrebbe arrivare da un momento all'altro il Mysterious Challenger. Tanto due segreti. Buono la Light Bomb. Va molto bene. Andiamo a giocare il Twilight Guardian anche senza il senza il buff. Perché comunque abbiamo bisogno di contestare la board, questo è molto buono. Arrivano tutti i segreti. Io posso fare così. Fare così e pulire la board. A me rimane in campo un 2-2, mentre lui non ha niente in questo momento. Questo anche mi va abbastanza bene, io glielo posso rubare. E suppongo che questo sia un porta uno di vita. Suppongo. Ma è comunque una giocata che faccio, che voglio fare. Non lo è. Andiamo a tradare questo, sarà un competitive spirit, allora sì. Competitive Spirit mi va benissimo. Direi che non mi posso sicuramente lamentare.
Questo fa un po' più male. Allora. Qui posso mettere Sylvanas. Oppure posso mettere Boom. Facciamo così. Ci può stare. Questo mi fa male. Posso buffare Sylvanas e fare in modo anche che non me la uccida curandomela. Lui mi farebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 danni. Andrei a 5. Sarei un po' a rischio. Sarei un po' troppo a rischio. Sei danni in questo momento mi fa. Vuol dire che un quartermaster mi uccide sostanzialmente. Mysterious Challenger per il momento no. Ha un solo segreto, dovrebbe essere un Noble Sacrifice. Aia. Vorrei vedere un taunt o qualcosa del genere. Obey. Let none survive. None of your business. The power. Siamo al limite. Un consecration mi uccide. Mi sa che qua la partita è finita. Ok, 1-0 per lui. Forza e coraggio.
Andiamo a giocare il pala control. Vediamo come va. Uther versus Malfurion. I must protect the wild. I will fight with honor. Immaginavo che lui avrebbe preso il druido. Avevo questo presentimento. Vediamo se avrà una buona partenza. Io ho lo zombie ciao e sono abbastanza contento di averlo. In questo momento non ho una possibile risposta al Darnassus di primo turno. Anche lo shield del minibot è molto buono. Di turno 2. Zombie ciao. Zombie ciao. Ok. In questo momento trado. Purtroppo mi è arrivato Harrison, di cui non so proprio cosa farmene. Questo trade a me sta abbastanza bene, perché lui a questo punto di turno 3, se mi vuole uccidere lo zombie ciao, deve fare potere eroe. E quindi sostanzialmente perdono un turno. Turno 4, non ho un gran turno. Vediamo che cosa peschiamo. Potrebbe essere un turno perso per me. Allora, che lui giochi a 5 mana non mi va tanto. A genio. Fare Consecration non è esattamente quello che vorrei fare su un board così. E resta il fatto che contro un druido, a parte quando tirerà fuori le Shade of Naxxramas, potrebbe non servirmi più questa, cioè potrebbe non servirmi particolarmente questa carta. Non è una classe che fa tanta board. Io non voglio che giochi a turno 5, direi. Sì, direi che non posso rischiare che lui metta un Druid of the Claw adesso, senza che io abbia un'efficace risposta. In questo momento anche un Piloted mi mette in difficoltà, ma lui con la giocata di prima che ha fatto potere eroe mi aveva fatto immaginare che non avesse un buon turno 4. Intanto trovo la seconda Consecration che mi servirà appunto se eventualmente metterà le Shade. Ho un discreto turno 6 e posso in questo momento affrontare un suo turno 5 forte, cioè un Druid of the Claw. Io posso portargli la vita a 1, cioè l'attacco a 1, e tradarlo inizialmente e eventualmente curarmi anche. Decido di andare avanti a poteri eroi. Io a questo punto giocherò il mio Emperor. Non è un granché la mia mano in questo momento. Gli Earthen Ring Farseer li tengo perché mi consentono di fare dei trade buoni, di migliorare diciamo i trade che faccio, e quindi mi piace tenerli. Potrebbero essere di troppo in alcuni casi. Questo è un ottimo trade per me.
faccio board e sono in una situazione lontano dalla swipe, per cui un suo swipe non mi mette in difficoltà. Lui ha diminuito il costo delle sue carte, quindi eventualmente potrà sì giocare la combo a 7 mana, però a quel punto mi traderebbe questo, mi lascia l'Emperor in ogni caso, oppure me ne deve tradare due sull'Emperor. Diciamo che io in questo momento sono in una buona posizione di forza. Questo mazzo qui, come vedete, è un mazzo molto molto particolare, è un mazzo che mi piace un sacco e... vediamo ora se e cosa traderà. Tanto gli ho fatto sprecare una combo che non è veramente una cosa da niente. Io posso fare comunque per recuperare il controllo del board che non ho totalmente perso, Marlock Knight che mi mette in campo almeno due creature. Cioè due creature. Chiaramente in questo momento sono molto più sensibile a uno molto più sotto swipe che mi distruggerebbe buona parte del mio board, cosa che chiaramente arriva, ma non poteva essere altrimenti. Belcher. For justice. Come vedete questi Arthur Ring hanno un sacco di value in casi come questi, cioè in una situazione del genere questo sarebbe rimasto uno di vita sotto il suo potere eroe, sotto un Wrath che lo fa anche pescare, sotto una spazzata, uno swipe, niente di tutto questo proprio perché ho potuto curarlo. Ora anche qua è un buon turno per me, Consecration, trade di faccia e 6 danni. Ho vinto? Sì, equality, 3 consecration, fa 2 danni e 10 danni di board. Ok, questa è la prima vittoria che faccio in Lega A. Finalmente, almeno questa, l'abbiamo portata a casa. Allora, contro questo druido midrange... potrei andarmi a giocare un mirror e sperare di essere più fortunato sostanzialmente, di riuscire a aumentare il mio mana più in fretta e di riuscire a pulire e di riuscire a chiudere prima. Allora, abbiamo visto il suo druido, mi sembra un druido piuttosto normale, niente di strano. Ho visto. Andiamo a giocarci questo mirror match. Speriamo di avere qualche carta da ramp. Wild Growth va bene, le altre invece le levo. Con la moneta avrò la possibilità di decidere se... giocare moneta per aumentare subito il mio mana oppure aspettare. Vediamo un po'. Se lui non gioca niente e io non pesco una shade, credo passerò. Anche se questo implica... che se lui fa Darnassus il turno prossimo io devo fare Wrath e non posso fare Wild Growth. Quindi crescita rigogliosa è una carta che ci può stare. Ci può stare in questo momento proprio perché il Darnassus altrimenti sarebbe non mi permetterebbe di giocarla nei prossimi turni. Cioè di turno 2 dovrei giocare il Frat, di turno 3 dovrei giocare il...
Io questo lo lascio passare. E di turno 3 a quel punto avrei dovuto giocare Wrath senza poter giocare un turno 4. Cioè, non so se mi sono spiegato bene in realtà, però avrei perso sostanzialmente un turno. E intanto lui non ha una gran mano in questo momento, quindi gioca sempre con un mano in meno. Io gioco per primo il Piloted, che è una carta molto forte, e quindi sono assolutamente soddisfatto. Il mio Emperor mi andrà a diminuire il costo della combo, e anche questa cosa mi sta benissimo. Qui potrei fare Wrath da 3 sul Piloted. Sperare che non esca. Ma qualsiasi cosa esce, anche fosse Milaus, Mana Storm. La traderei. E giocare il Darnassus, che diventerebbe obiettivo immediato di tutte le sue carte, di tutti i suoi sforzi, perché buonissimo, mi rimane anche in vita il Piloted, diventerà probabilmente bersaglio delle sue magie oppure dello zombie ciao più potere eroe, perché lui non mi vorrà far giocare a turno 7, che è un turno molto forte per il druido, e in realtà io sono felicissimo di giocare a turno 6 il mio Emperor, che mi fa ripescare anche una carta e che è una signora carta. In questo momento mi va bene giocare così, sono più basso di vita, ma c'è comunque il... Si prende 5 danni in faccia. Adesso lo zombie ciao mi riporterà a 30. Innervate per un Darnassus. Ok, di cui mi importa relativamente poco. Il problema più immediato in questo momento è rappresentato dal Savage Combatant. E potrei sperare che lui non abbia un Big Game Hunter. È un po' un rischio. È un po' un rischio. Nel senso che potenzialmente ce l'ha, se non ce l'ha è in difficoltà in questo momento. Ok. Quanto mi pulisce in questo modo? Potrei aver vinto 14 più 6, 20. Più 8, 28, 14, più 6, più 9, 29. Benissimo, è andata molto bene. Come avete visto, lui secondo me in questo momento ha sbagliato a non tradarmi niente, perché doveva considerare la possibilità che io avessi la combo a prezzo diminuita. Andiamo a giocare il nostro Dragon Priest e speriamo vada tutto bene. Perché c'è wait time? Ci sarà un po' di lag dei server? Ah, niente di grave. Allora, andiamo ancora a giocare contro questo druido, non abbiamo ancora visto il suo Hunter e... Speriamo di non vederlo, dai. Se non lo vediamo vuol dire che abbiamo portato a casa questa partita. Teniamo il Twilight Web, sia perché è un costo 1, sia perché è un drago. Il che mi consente di sinergizzare con gli altri draghi. Zombie ciao. Zombie Chow in questo momento mi mette un grosso dubbio, perché se fosse Zombie Chow
se io metto da solo questo, me lo trada col potere eroe. Se metto questo più questo, usando la moneta, uso la moneta appunto, e non ho per il prossimo turno da fare il Velen Chosen per eventualmente il Darnassus. Mi sembra comunque di essere forzato a fare una giocata di questo tipo. Sperando appunto che non abbia il Darnassus. Se ha il Darnassus in questo momento sono proprio in difficoltà. Non ce l'ha e sono molto felice di questo. In questo momento io andrò a tradare, vediamo cosa pesco. Vado sicuramente a tradare e mi curo. Quindi tengo un buon vantaggio e il prossimo turno posso giocare la Velen Chosen per tradare quello che verrà giù. A meno che non sia qualcosa di particolarmente grosso, come effettivamente questo è. Diventerebbe un 4-9. Al suo turno 4 però lui avrebbe la possibilità di fare... Keeper of the Grove. Se invece facessi questo, potrei tradare, cioè potrei picchiare, lui andrebbe a 3, io mi curerei e andrei a 4. Si potrebbe anche fare. Ok, ho pescato Ysera, che mi va bene per il Twilight Guardian il prossimo turno. Vediamo un attimo come si evolverà qui la situazione. Non benissimo, ma nemmeno così male. Ah, decide di tenere comunque ancora in vita lo zombie Chau. Twilight Guardian qua mi sembra quasi obbligatorio. L'Olinova o il Blackwing Corruptor di prossimo turno mi permetteranno di riprendere minimamente il controllo del board, che in questo momento ho perso. Ok, direi che la giocata da fare qua è Olinova. Sì, non trado prima perché in realtà è indifferente, nel senso che sarà comunque un 2-5 lui. Potrei anche giocare Blackwing Corruptor in questo turno in realtà. Lui diventerebbe un 2-3. Potrei anche giocare Blackwing Corruptor. E fare un po' di board. Non sono così basso di vita da dovermi preoccupare della combo in questo momento. Comunque, prima o poi io recupererò questi 5 danni, questi 5 di vita. E quindi credo di potermela cavare. In questo momento il mio board è molto più forte del suo. E lui a turno 6 potrebbe giocare un Emperor, che però sarebbe sotto il mio Blackwing Corruptor. E a quel punto, se dovesse mai giocare l'Emperor, gli pulirei la board con Olinova, Blackwing Corruptor, trade qui. E andrei anche discretamente alto di vita, attorno ai 20 direi. Quindi fuori dalla range della combo, eventualmente. Vediamo, ci pensa. Spazzata. Ok, in questo momento sì, comincio a preoccuparmi dei danni che prendo. E di conseguenza andrò a pulire
Torno a 19, in più con questo torno a 24. Lui non ha abbassato il prezzo della combo, che altrimenti mi ucciderebbe. Gioca crescita rigogliosa. Ah, questa non me l'aspettavo proprio. Mi va benissimo, mi va assolutamente bene. Forse ho sbagliato i conti qua. Forse mi spiace in fondo. GG. Andato offline. Mi spiace perché probabilmente questo giocato qua ha dimostrato che lui non fosse proprio al 100% con la testa sul gioco, probabilmente magari era stanco. Ragazzi, se mi ascoltate, dovete giocare contro di me, io non ho problemi di orari, quindi nel caso voi mi diciate oggi ho avuto una giornata pesantissima, non ce la faccio giocare, ditemelo, non c'è problema, perché questo ultimo trade qua mi è sembrato proprio una cosa dettata tanto dalla stanchezza, e mi dispiace per lui. Sostanzialmente la verità è questa, sono contento di aver vinto chiaramente, al contempo sono molto più contento quando la partita è giocata alla pari, quindi mi dispiacerebbe avere, diciamo, avuto un vantaggio, no, che non so se ho avuto effettivamente oppure no, però comunque eventualmente voi fatemelo sapere. Intanto ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto il video, e se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace qui sul video o sulla mia pagina di Facebook, www.facebook.com/anarchiashs. Ho avuto un po' di dubbi su quale fosse la mia pagina, però alla fine ce l'ho fatta. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.